tutti, perdonatemi per la lunga assenza, ma sono stata oberata dalle cose da fare, tipo lavoro, domani ho l'esame di stato, io sono qui bellamente a fare questo video. Sapete quando tipo state tutto il giorno concentrati a fare una cosa, a studiare, no? Non vedete l'ora di staccare un attimo, quindi ho detto, ma sì, ma che ci frega, ma facciamo un video, tanto ormai quel che è fatto è fatto, chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto. Allora, questo video me lo porto dietro da un sacco di tempo ed è una mega haul di prodotti minerali. Cioè, non proprio una haul, diciamo, è più una review perché vi parlerò in dettaglio, per quanto possibile, di tutti i prodotti minerali che ho comprato nell'ultimo periodo. Minerali non soltanto intesi proprio come polvere, ma minerali intesi come proprio prodotti vegan, quindi anche per esempio fondotinta liquidi a base vegan, cose di questo tipo. E comincio subito da una serie di ordini cumulativi che ho fatto nell'ultimo periodo dal sito The All Natural Face. Vi metterò il link qui sotto. Ed è un sito che per chi mi segue sa che io amo molto perché ho comprato nel corso del tempo tantissime cose da questo sito. Mi piace molto perché è molto economico, in primis, e anche se viene dagli Stati Uniti, non ho mai avuto problemi di dogana, eccetera, perché la venditrice, diciamo, sta un po' attenta con le varie formule antidogana. Quindi si spende anche pochissimo di spedizioni, considerato che i prodotti vengono spediti dagli Stati Uniti. Sono dei prodotti ottimi, di ottima qualità, e tutti vegan e tutti quindi con ingredienti al 100% vegetali. E poi mi piace molto perché il sito ha veramente una scelta vastissima. Voi pensate che solo di fondotinta ci sono tipo più di 50 tonalità. Quindi soprattutto per chi ama il fondotinta minerale, è proprio difficile non trovare la tonalità perfetta, che comunque in alcuni siti, voi sapete, magari danno 3-4 tonalità e quindi alla fine non è mai la tonalità della pelle precisa, no? In questo caso ci sono tantissime tonalità, quindi è impossibile proprio non trovare quella propria. E poi la venditrice è molto disponibile, quindi se per esempio la vostra tonalità è intermedia tra due, lei vi mixa proprio il fondotinta, è molto disponibile, insomma. Un'altra cosa che mi piace è il fatto che, per dire, ci sono 50-60 tonalità di fondotinta, quelle 50-60 tonalità sono in tutte le formule, nel senso le trovate in fondotinta in polvere, quindi fondotinta minerale, fondotinta compatto, fondotinta liquido, sono sempre le stesse tonalità. Quindi se voi trovate, per dire, un campioncino di fondotinta minerale che è il vostro colore, sapete già in tutte le altre formulazioni del prodotto, che colore avete, no? Per esempio io ho cominciato ovviamente con il minerale, tra l'altro il fondotinta minerale di cui non vi parlerò, perché insomma lo sapete, lo provo ormai da anni, è il mio uno, forse il mio preferito in assoluto tra tutti. E la mia tonalità era un mix tra medium beige warm e medium beige warmer. E praticamente lei poi ha creato proprio una tonalità apposita, che, perché molte ragazze le hanno chiesto questa combo, ed è diventato il fondotinta Almond Goddess. E comincio proprio a parlarvi del primo prodotto che ho provato, che è questo, che è il fondotinta liquido. È un prodotto che appena l'ho visto mi ha interessato moltissimo perché lo sapete meglio di me, è difficilissimo trovare un fondotinta liquido che non abbia siliconi, conservanti, schifi all'interno, no? O petrolati. Invece questo è un prodotto 100% vegan ed è un fondotinta liquido. Quindi fantastico. Io leggo un attimino l'inci, che tra l'altro non ho dato neanche io. Ah, è questo qui, non so se mettendo a fuoco si vede. Comunque, l'inci di questo prodotto è acqua purificata, glicerina, mica, ossidi, titanio, biossido di titanio, biossido di zinco, quindi anche la protezione, diciamo, solare naturale, olio di jojoba, olio di squalane, nitrato di boro, eccetera, eccetera. Quindi praticamente, diciamo, è un fondotinta verde. Che dire di questo fondotinta? Allora, la prima volta che l'ho provato, vi apro la bottiglia per farvi vedere la consistenza. Vedete che consistenza particolare che ha? Mi ha ricordato subito la formulazione di quando mischio il fondotinta minerale o con bagnato o con la crema. Me l'ha ricordato molto perché effettivamente io credo che sia proprio la polvere mischiata con, per dire, questi olietti e che dà in pratica il liquido, no? Quindi ricorda moltissimo quando ci facciamo in casa diciamo, la mistura col fondotinta minerale. E lo ricorda anche nell'applicazione, anche se ovviamente questa viene meglio perché è proprio una formulazione che nasce per essere liquida, no? Invece quando facciamo i papponi, diciamo, col fondotinta minerale, spesso non vengono molto omogenei, oppure vengono, quando le applicate vengono le righe, no? Avete presente? Anche questo, diciamo, non è facilissimo da applicare, oddio, è abbastanza semplice, però c'è appunto c'è l'effetto riga nell'angolo. Sapete che l'applicazione non è omogenea, quindi io preferisco applicarlo o con le dita,
E adesso vi faccio vedere uno spezzone di come applico il fondotinta minerale con le dita semplice, scusate, di come applico il fondotinta liquido con le dita, semplicissimo, lo metto sulla mano e poi lo applico come se fosse una crema. Ovviamente questo genere di applicazione, diciamo, non è molto densa, quindi non ha una copertura eccezionale, però sicuramente copre le discromie, fa un effetto molto naturale, vedo non vedo, che a me piace, mi piace che il fondotinta non si veda, mi piace che sia proprio molto leggera la copertura perché non ho grandissimi problemi, diciamo, di pelle. E nel caso in cui invece volete una copertura più forte, mi sono trovata bene con questo pennello che è di Minerals Will Work For You ed è un flat top molto morbido, quindi appunto l'applicazione diciamo non fa righe, è molto omogenea e ovviamente è un po' da una copertura più elevata. E con altri tipi di pennelli non mi sono trovata bene, tipo non mi sono trovata bene con i pennelli a lingua che io odio, proprio non, con quei pennelli non riesco a mettere il fondotinta, non mi piace proprio. Non mi sono trovata bene con i pennelli a due fibre, quindi questa è diciamo l'applicazione più semplice secondo me e migliore. Questo prodotto mi piace sicuramente, la mia tonalità come vi ho detto è Almond Goddess, l'ho pagato 13,80 dollari, 13,80 dollari sarebbero circa, credo 10 euro più o meno, che per un fondotinta diciamo completamente vegano è buono, non credo sia tantissimo prodotto, credo sui 30 ml, forse anche qualcosa di meno. Una cosa dei prodotti della Dannagella Face che un po' stupisce appena arrivano è che le confezioni sono molto più piccole di quello che uno si aspetterebbe e quindi si può, cioè, all'inizio si può rimanere un po' delusi. In realtà a me la cosa non mi turba perché comunque per dire un fondotinta questo mi basta e mi avanza per un sacco di tempo e idem per gli altri prodotti, cioè, diciamo le super confezioni secondo me sono anche un po' uno spreco perché alla fine non è che usa tantissimo, mi piace anche cambiare. Quindi questo sicuramente è promosso. Come vi ho detto, il finish è molto naturale, quindi non vi aspettate una grandissima copertura, assolutamente. Se cercate un fondotinta super coprente non fa per voi, però se volete un effetto appunto naturale, che cancelli le discromie, insomma, che renda la pelle più vellutata e omogenea, ve lo consiglio sicuramente. Poi cosa ho provato? Ho provato un altro prodotto, sto sudando perché oggi fanno tipo 70 gradi, cioè in casa mia facevano, stamattina facevano 31 gradi con l'80% di umidità, cioè manco la giungla brasiliana proprio. E poi ho provato, tornando a noi, un prodotto nuovo che è il suo Vegan Foundation Concealer. È un prodotto nuovo perché lei aveva formulato, la venditrice, già un fondotinta compatto che voi trovate infatti sul sito come un fondotinta si chiama proprio compatto, con proprio anche le refills del fondotinta e diciamo c'erano state un po' di critiche dalle ragazze che avevano provato questo prodotto perché dicevano che era un po' un pappone, un po' tipo cemento e quindi lei l'ha riformulato e ha creato appunto questi Magic, come li chiama? Cream Foundation Pot. Pot perché vengono proprio dentro le confezioni del minerale, vedete? Sono delle jar, proprio come quelle in cui vengono vendute le polveri minerali, solo che appunto all'interno c'è questo prodotto compatto, questo fondotinta compatto. Allora, Foundation Concealer perché lo chiama così? Perché può essere usato appunto sia come fondotinta per tutto il viso, infatti lei vi dà tipo, quando ve lo invia, vi dà anche queste spugnettine così, oppure può essere usato come correttore. Io ho scelto una tonalità più scura del mio normale fondotinta, infatti questa è medium beige warmer, perché di solito amo il correttore più scuro per coprire le occhiaie e preferisco, mi fa un effetto migliore. E devo dire che però anche come fondotinta su tutto il viso effettivamente non fa troppo stacco, mi piace molto, dà anche un effetto salute, diciamo. E anche questo è un prodottino che vi consiglio assolutamente. E vi faccio adesso uno spezzone di video in cui applico il correttore. Vi faccio vedere, scusate per la faccia oscena, però vi faccio vedere come appunto sicuramente non è proprio super super coprente. Però mi piace perché ha una coprenza abbastanza elevata, ma assolutamente il correttore si stende divinamente, cioè è molto molto cremoso. Non entra nelle occhiaie, non fa le pieghette nelle rughe, io ho la pelle molto secca quindi ho questo problema. E vedete anche la differenza appunto tra un'occhiaia e l'altra, sicuramente annulla proprio la discromia e rende il tutto più luminoso. Ho notato che è molto luminoso come tipo di fondotinta. La differenza tra di inci, diciamo, ah, vabbè, io poi lo uso come fondotinta nel senso che se ho il pennellino in mano, prendo e vado nei vari punti dove ho le discromie sul viso e via. Spesso faccio solo così, cioè senza mettere proprio il fondotinta su tutta la faccia. Però
faccio solo così. E diciamo, questo basta appunto per rendere comunque il viso più luminoso. Mi piace molto molto e questo prodotto l'ho pagato in jar da 10 grammi, quindi non è una jar da 30, vi faccio vedere la differenza, questa è una jar da 30, questa è una jar da 10. Una jar da 10 grammi l'ho pagato, aspettate, 6,50 dollari, quindi circa 5 euro. Per quanto riguarda l'inci, allora l'inci è organic jojoba oil, quindi olio di jojoba, olio di argan. Quindi due oli molto pregiati come primi ingredienti, cera, mica, ossidi, insomma i vari colori antiminerali all'interno. Quindi sicuramente un buon prodotto, mi è piaciuto molto. Come fondotinta è più coprente rispetto a questo, essendo in formula compatta. Anche questo molto buono anche come fondotinta. Questa sarà tipo la review corazzata Potemkin praticamente, non so se avete presente. Non finirà mai, sono tantissimi prodotti, guardate quanti. Allora, ho provato tre blush e sono blush appena arrivati, nel senso una grande novità sul sito, perché sono blush compatti in formula nuova, cremosa, e ho preso questi tre colori qui e sono dall'alto Dark Rose, Rose Goddess e Everyday is a Good Day Blush, che è il mio blush preferito, questo qua sotto in polvere. E ho deciso appunto di provare anche la formula in crema, ho detto non me la posso assolutamente far scappare, soprattutto perché spesso lo sapete, il blush da solo in polvere tende un po' ad andare via durante la giornata, quindi ho pensato magari mettendo sotto la base dello stesso colore cremoso, cremosa, la faccio durare di più. E allora cominciamo proprio da questo, che è Everyday is a Good Day Blush, e questa è la formula in polvere. Io ho comprato proprio la super mega jar da 30 grammi di prodotto. Vedete, questa è la formula in crema. Allora, analogamente a quanto vi dicevo prima per il fondotinta, un po' mi ha deluso il fatto che all'inizio che le confezioni fossero così piccole, perché vi assicuro sono piccole rispetto a quello che mi immaginavo. Però poi ci ho pensato, come vi dicevo prima, che comunque alla fine uno non usa sempre lo stesso colore, quindi meglio, perché da una parte avere delle confezioni più piccole è meglio, si spreca meno prodotto, secondo me. Questo è il colore di Everyday is a Good Day Blush, è un bellissimo color corallo, veramente stupendo. Questo invece è il colore Dark Rose, che è un diciamo un prugna scuro, e questo invece è Rose Goddess. Sono simili, solo che Rose Goddess è più sul fragola. Tutti e tre dei bellissimi blush, molto portabili proprio da tutti i giorni. Veramente anche la formula mi piace, li applico semplicemente con il dito, non mi piace applicarli col pennello, non mi piace l'effetto che fa. Invece semplicemente con il dito faccio proprio una passatina rapida e via, si stendono molto molto bene. E quindi questi tre davvero promossi, li ho pagati, c'era uno sconto poi quando ho fatto l'ordine, mi pare che c'era uno sconto proprio sui blush in crema. E comunque l'ho pagato 5,75, quindi sui 4 euro l'uno. Poi avete visto la confezione è comoda, anche lo specchietto, quindi promossi. Quindi poi andando avanti ho preso in vari ordini, questo non è solo l'ultimo ordine, diversi ombretti. Vi metterò anche i video in sovrimpressione in modo che vedete bene i colori alla luce del sole. Ho preso un bel po' di ombretti nuovi, ho preso Iridescent. Allora, l'unico che non vi consiglio tra tutti gli ombretti che ho preso è Iridescent Pink, che è un colore viola, tipo sul rosa viola, però è poco pigmentato rispetto agli altri. Vi assicuro che la cosa mi ha stranito, perché di solito questi ombretti alla prima passata sono super pigmentati. Scusate il cellulare in sottofondo. Invece questo qui mi ha un po' delusa. Poi ho preso Honey Gold, che invece è bellissimo, ed è un colore molto estivo, tipo un color miele con tanti brillantini. Quindi molto molto estivo, proprio sul dorato, sapete, sta bene con l'abbronzatura, davvero bello. Poi ho preso il Plum Honey, che invece ha un colore, non so perché l'ha chiamato Plum Honey, perché honey di miele non ha nulla, è molto più sul prugna, è bello, con dei riflessi rosa, anche questo molto molto carino, shimmer, questi sono tutti shimmer. Poi ho preso il Pink Gold invece è proprio un rosa, tipo rosa Barbie, vedete? E anche questo con tutti i brillantini argentati, un colore molto estivo pure questo.
Tempo fa avevo preso qualche tempo fa l'eyeliner in Midnight Plum, l'eyeliner in gel, vedete il colore com'è, molto bello, solo che con questi eyeliner ho notato che dopo un po' di tempo tendono a seccarsi. C'è un metodo che ho visto su internet per farli ritornare in forma liquida, perché voi immaginate che questi sono proprio mollicci quando voi li prendete, non sono così densi, sono tipo quasi liquidi. So che tipo c'è un'aggiunta che si può fare per farli rinvigorire di nuovo, ma non ricordo. Comunque il colore è molto bello, questi vengono pochissimo, tipo 4,80 dollari, tipo 3,50 euro, e sono fantastici. Anche gli ombretti costano poco, tipo gli ombretti, considerate, vengono 3,50 dollari per una giarda 5 grammi. Voi lo sapete, gli ombretti minerali in giarda 5 grammi vanno più che bene, perché ne bastano pochissimi, basta pochissimo prodotto e vi durano una vita proprio. E questi 3,50 dollari per una giarrettina da 5 grammi, quindi circa 2,80 euro. Mi permette di provare tanti colori senza spendere, insomma, un patrimonio. Questi invece sono ombretti che avevo preso con un ordine passato, infatti vedete l'etichetta è cambiata, tipo quella nuova è bianca, quella vecchia era così scura. Bellissimi i colori, questo Deep Mauve, vedete, è stupendo, è tipo un bellissimo prugna scuro, malva scuro, molto bello. Io poi più o meno questi ombretti hanno tutti la stessa tonalità, perché sono quelli che uso io. Di solito prugna scuro, marroni mi piacciono molto. Anche questo Cherry Bomb è sicuramente un must have, proprio uno degli ombretti più belli venduti sul sito. Somiglia molto a Camaleonte di Trucco Minerale, e ha le stesse iridescenze strane, tipo violacei, verdi. È un po' particolare come ombretto. Di base è un ciliegia, e rispetto a Camaleonte, diciamo, è un po' più sul ciliegia e meno sul marrone. Però è stupendo, cioè voi anche solo con questo ombretto fate un figurone, bellissimo. Poi ho preso, ah, questo è un colore stupendo che avevo preso tempo fa, non so cosa si vedrà, però si chiama Mist, ed è una specie di menta chiaro, menta grigio, diciamo, molto sheen, quindi molto metallico, veramente un colore particolare, secondo me è anche molto estivo per le ragazze che si abbronzano molto, bellissimo. Poi avevo preso, vediamo, ah, questo che ho su addosso adesso, che è il Peacock Green, non so se lo vende ancora, però comunque ci sono varie tonalità di verdi, shocking, diciamo, sul sito. Ed era questo colore così, shimmer, molto molto bello, un verde intensissimo. I suoi verdi sono fantastici, mi piacciono tanto. Poi il mio illuminante preferito, che è il French Vanilla. Proprio credo sia il mio illuminante minerale preferito, perché è bello e molto discreto. Non è matte assolutamente, è un po' sheen, ha un leggero finish metallico. Molto bello, sicuramente uno degli illuminanti più carini che ho provato. Poi avevo preso il Metallic Antique Copper, che è un altro della classe dei marroni, sempre un po' sheen. Bello perché appunto ha questo effetto antichizzato, no? Tipo sul metallo marrone violaceo quasi. Sì, è un marrone tipo violaceo, è particolare. Poi ho preso questo qui, che è. L'ho preso e ripreso tante volte, perché questo è uno dei miei preferiti, dell'eyeliner Coco. È un marrone matte che si può usare sia come ombretto che come eyeliner. E come eyeliner è sicuramente uno dei miei eyeliner preferiti, perché è un marrone che non tende al rosso, è un marrone che tende proprio al marrone, non tende a niente, che è difficile da trovare, diciamo. E niente, questi sono tutti gli ombretti che ho provato, e vi metto i vari swatch in modo che potete rivedere le tonalità e tutto, e sicuramente ve li consiglio, perché vi ho detto il prezzo è basso, ci sono tanti finish, sia i matte che gli shimmer sono pigmentatissimi, anche i matte, che stranamente di solito minerali, diciamo, fanno un po' schifetto, perché sono difficili da applicare. Questi si stendono da paura benissimo e buoni, veramente buoni.